Salve a tutti, bentornati nel mio canale. In questo video vi farò il focus on del numero 1 di Marmalade Boy di Wataru Yoshizumi. E è uno shoujo. Sigla! Una semplice regola del marketing di YouTube vuole che quando si fa il focus on del primo volume di un manga lo si faccia appena questo esce. Infatti in questo modo le persone saranno più incentivate ad andare a vedere il video incuriositi dal nuovo titolo. Io invece mi accingo ad un mese di distanza dall'uscita di questo primo volume, probabilmente per quando caricherò il video sarà già uscito il numero 2, a parlarvi di quest'opera che era già stata pubblicata altre volte dalla Planet, quindi questa è solamente una riedizione, per cui molte persone l'avranno già letto e non sono interessate a sapere cosa ne penso io del primo volume, visto che ci sono già le recensioni complete su internet. Sono un genio. Come vi ho già detto, questo manga in Italia è già stato pubblicato più volte, sempre dalla Planet Manga, che lo ha portato per la prima volta nel 1998 in un'edizione sottiletta che contava 16 volumi, poi nel 2002 nell'edizione Collection che ne contava 8 e poi nel 2009 con l'edizione Gold e Gold Deluxe che ne conta sempre 8. E adesso viene nuovamente riproposto nel 2015 con questa New Edition che tengo tra le mani, che conterà anche questa sempre 8 volumi come l'opera originale. Dopo questo breve appunto sulla storia editoriale di questo manga, andiamo a parlare effettivamente di quello che è stato secondo me il numero 1 di questa serie. Un primo numero che mi è piaciuto veramente tanto, a cominciare già dalle prime pagine, perché si apre con una situazione talmente grottesca e tragicomica che sinceramente non può che farci amare l'opera. Infatti i genitori di Miki, la ragazza che noi vediamo in copertina in questo primo volume, dopo essere tornati da una vacanza alle Hawaii, annunciano alla propria figlia che divorzieranno, perché entrambi si sono innamorati di un uomo e di una donna che rispettivamente erano sposati tra di loro. Le due famiglie si ritroveranno a mangiare insieme per conoscersi meglio e Miki noterà che questa coppia ha anche loro rispettivamente un figlio della sua stessa età. Il ragazzo si chiama Yu e colpirà immediatamente Miki per il suo aspetto fisico, infatti il ragazzo viene descritto come immensamente bello. Miki, ora che sa che anche la coppia ha un figlio, è convinta che lui anche sarà contrario al fatto che i due genitori si sposeranno. Invece il ragazzo si mostrerà molto accondiscendente con i propri genitori e quindi dice che qualsiasi cosa vogliono fare i propri genitori a lui non interessa, purché loro siano felici. Inoltre la faccenda si fa ancora più grottesca quando le due nuove famiglie decideranno di andare a convivere tutte quante insieme sotto lo stesso tetto e quindi i due ragazzi diventeranno effettivamente fratellastri. E da qui inizierà l'avventura di questa famiglia strampalata e di questi due ragazzi, che vedremo come si evolverà. Ma comunque, per chi ne ha sentito un po' parlare, saprà che in questa storia le situazioni amorose e i triangoli si sprecano. E a questo punto il focus on, dopo avervi raccontato una trama, vorrei giusto fare un appunto ai ragazzi che staranno guardando questo video. Infatti molto spesso i ragazzi non tendono ad acquistare degli shoujo perché si sentono fuori target, infatti hanno paura che le storie d'amore narrate in quei manga possono non essere adatte a loro. Ma non perché tutti quanti noi ragazzi da un manga cerchiamo solamente le mazzate degli shonen, ma specialmente perché si ha, secondo me, paura di non riuscire ad immedesimarsi bene in una protagonista che è una ragazza. Infatti vedo tantissimi ragazzi che apprezzano le commedie amorose shonen, come ad esempio quelle di Katsura oppure To Love Ru, per esempio. Vorrei subito tranquillizzare queste prime persone dicendo che almeno da questo primo volume i pensieri di Miki, nonostante sia una ragazza, non si discostano troppo da quello che potrebbe pensare un ragazzo. Infatti alcune delle sue sensazioni sono molto simili a quelle che si trovano a provare anche i personaggi di Is, di Katsura ad esempio, perché comunque le stesse ansie e le stesse preoccupazioni che hanno nella vita reale i ragazzi e le ragazze sono le stesse, e quindi anche in un manga più o meno ci sono le stesse insicurezze e le stesse problematiche tra tutte e due i sessi. Se invece siete delle ragazze, sto appunto neanche vi serve, compratelo bomba punto. Un'altra cosa che può rendere fruibile la lettura anche ai ragazzi è che manca effettivamente fanservice. Infatti in molte opere shoujo di alcune autrici in particolare che lo usano di più, ci sono veramente alcune immagini dei ragazzi che appaiono come degli dei, delle divinità, e spesso questo potrebbe fare un po' girare le palle ai ragazzi specialmente, tranne che in rare volte. Però che cosa volete, c'è di peggio in Kuroko no Basket, e quello è uno shonen. In questo primo volume si gettano le basi per molte cose che poi verranno sicuramente approfondite negli altri volumi. Infatti questo manga si preannuncia come una storia molto dolce, a tratti divertente, ma con anche sfaccettature malinconiche. I piccoli problemi di cuore di due ragazzi giapponesi, una convivenza del tutto particolare in una commedia romantica in 8 volumi di enorme successo. Non a caso la frase "piccoli problemi di cuore" viene messa tra parentesi. Infatti, per chi non lo sappia, Marmalade Boy non è altro che il manga dalla quale poi è stato tratto l'anime, che qua in Italia è stato riportato dall'adattamento Mediaset con il nome di "Piccoli problemi di cuore", serie della quale sicuramente le persone della mia età o anche un po' più grandicelle avranno visto qualche episodio, della quale io vi sconsiglio la visione dal momento che è diverso dal manga
ed inoltre è stato adattato dalla Mediaset negli anni 90 e quindi sappiamo che in quei periodi, in quelle serie, c'erano censure ed adattamenti ovunque, ed infatti mi sembra che anche il finale sia diverso, per cui vi consiglio di recuperare il manga in una delle tante edizioni che vi ho illustrato all'inizio. Un'altra cosa che mi ha colpito è il disegno della Yoshizumi, che col passare del tempo si è sempre di più affermata come una delle migliori autrici di shoujo e della quale questa sicuramente è l'opera massima. Infatti l'autrice è capace di far assumere ai suoi personaggi delle espressioni molto serie, disegnandoli in maniera molto dettagliata nei momenti di maggior pathos o nei momenti più drammatici, ma invece riesce a renderli molto bene anche caricaturali nei momenti più divertenti. Il tratto rimane sempre ben curato, è una cosa che negli shoujo non sempre accade, infatti spesso il disegno in queste opere è molto approssimativo, abbozzato, gli sfondi spesso sono assenti, le protagoniste sembrano tutte quante uguali, qui invece sono ben riconoscibili. Anche il design dei protagonisti è molto bello e riconoscibile, in particolare quello di Miki, della quale io già mi sono innamorato dopo il primo volume, sia per il suo character design che per il comportamento vero e proprio, il carattere. Tanto per concludere, un piccolo appunto sull'edizione: questa edizione è stata proposta dalla Planet quest'anno al prezzo di 5,50€ per un'edizione che fondamentalmente è standard, e la Planet una cosa del genere solitamente la mette intorno ai 4,20€ e 4,50€. A questo prezzo sinceramente avrebbero potuto inserire un qualcosa di più. Ad esempio ci sono alcune tavole di inizio capitolo come questa, che si vede palesemente che sono state concepite a colori e poi scannerizzate e stampate in bianco e nero. Per 5,50€ vi costava tanto mettere almeno un paio di pagine a colori, anche per far sentire un po' meno stronzo a me che vado in fumetteria a comprare un'edizione standard a 5,50€, perché effettivamente mi sento un coglione nonostante la storia meriti tanto, o anche comunque per spingere alle persone che avevano acquistato le edizioni precedenti a rivenderle e a comprarsi nuovamente questa, perché effettivamente ha un qualcosa in più rispetto a quella che già avevo a casa. Secondo me così facendo la Planet si taglia le gambe da sola, perché nonostante sia quest'opera che l'Oply Complex, che è stata riproposta nella stessa edizione ultimamente, erano state molto richieste al pubblico italiano perché erano praticamente introvabili e si volevano delle ristampe, secondo me a un prezzo così molte persone non se ne avvicineranno, anche se comunque mettendola ad un euro di più di quanto sarebbe dovuta costare un'edizione uguale, sicuramente si rifaranno i soldi con noi poveri stronzi che non avevamo l'opera prima e che quindi dobbiamo per forza ricomprarla in questa edizione. Anche se però così facendo rende più difficile alle persone che volevano leggere un caposaldo dello shoujo come questo di recuperarla, infatti costa tanto. Per cui questo qua era il mio focus on su Marmalade Boy, senza spoiler, senza niente, più che altro era una cosa molto colloquiale, non mi ero scritto niente, però il primo volume mi ha colpito abbastanza e per questo ve ne volevo parlare. Io la serie la continuerò sicuro, avevo grandi aspettative che sono state pienamente ripagate in questo primo volume e mi aspetto che la storia si incasini sempre di più e che abbia sempre nuove cose da aggiungere, visto che in questo primo volume, ve l'ho detto, prometto benissimo. Per cui vi ricordo che se volete seguirmi sui miei social potete farlo, trovate qui sotto in descrizione la mia pagina Facebook e quella di Google Plus. Qua sotto in descrizione, sempre sotto di me qua da qualche parte, c'è anche il banner per iscriversi al canale, quindi se volete rimanere sempre in aggiornamento iscrivetevi. E a me non mi resta che salutarvi e rimandarvi ad un prossimo video. Ciao ragazzi!